A me piace molto il Giappone, vado spesso e rimango ogni volta impressionato dalla loro capacità di progettare a lungo termine. Adesso c'è il grandissimo progetto del treno a levitazione magnetica che aprirà, c'è una data tipo, non so, 10 settembre del 2045. 2045. Come è possibile pianificare a così lungo termine? È possibile farlo a livello locale, a livello di una città, come sindaco, qualcosa che vada, diciamo, più in là dei 2 o 3 anni del mandato, cercare di mettere delle basi per qualcosa di più lungo? Questa è una domanda che volevo farle. E l'altra è sempre l'intersettorialità a livello locale. Come mettere d'accordo vari assessori? Come far trovare un valore comune sulle scelte che si devono fare? È chiaro che qui purtroppo uno dovrà essere un pochino amaro su un aspetto, cioè il problema principale della nostra cultura amministrativa è il concetto di adempimento e non quello di risultato. Questo è dovuto al fatto che qui poi possiamo seguire tutti i percorsi dalla Bassanini, no? In poi, insomma, dalla prima Repubblica noi abbiamo introdotto la Bassanini. A questo punto quello che fa il politico è l'indirizzo e il controllo, non perde completamente l'accesso all'esecutività. Io sono da 10 anni che sto cercando, no, 9, perché sono sindaco solo da 9 un mese, sono 9 anni e 1 mese, che sto cercando di fare una grande permuta col demanio, perché noi abbiamo ettari di aree militari dismesse, stiamo cercando di permutare con altri edifici che sono di interesse dei carabinieri, altri che sono di interesse nostro, e abbiamo lavorato, sembravano giocato per non assumersi la responsabilità di nulla, dal demanio, fino all'ultimo centesimo. Alla fine abbiamo trovato una permuta dove nessuno ci guadagnava e nessuno ci perdeva. Ho detto, ma finalmente lo possiamo fare? No. È arrivato che c'è l'imposta di registro. Allora, l'imposta di registro, beh, insomma, ditemi quant'è l'aliquota, no? Faremo 50-50. No, per noi, dice il demanio, è zero, per voi è 2% o 9%, però noi non sappiamo esattamente quant'è. E voi capite che questo sono di nuovo 250.000 euro di differenza. Allora, su questo, perché il valore di questa permuta sono circa 2 milioni. Questo è il vero dramma del nostro paese, che molto spesso poi ti inchiodi, ti impunti su queste cose, qualcuno deve assumersi la responsabilità, e è proprio la frammentazione di responsabilità che è quella che poi ingenera, diciamo, la logica dell'adempimento, non ti permette di agire sul risultato. E come smontare questo? L'unico modo, appunto, di modello a canne d'organo, ma anche nella sanità, no? Il discorso alla matrice degli ospedali, o il problema appunto dei silos, cioè ci sono tanti modelli di organizzazione aziendale, però poi è una sfida costante e continua. Cioè, di fatto si riesce molto spesso a trovare dei punti di equilibrio, si riesce effettivamente a fare delle operazioni che coinvolgono tutti, perché tutti riescono a capire questo win-win. Ma è vero che alle volte addirittura anche in giunta c'è meglio lose-lose, no? Perché nessuno vuole che l'altro venga, no? E purtroppo c'è un grado di competizione che fa sì che non si arrivi. Ci siamo riusciti, non so, qui per esempio ce n'avevo una che era un grande esempio di successo, che si chiama la festa del pi greco, per promuovere la matematica. E adesso facciamo la settimana del pi greco, ovviamente poi tutti si divertono, ed coinvolge dalle scuole, il cinema. Un'altra iniziativa molto forte, che io sigla il patto dei sindaci, il 20-20-20, il cosiddetto Covenant of Mayors per l'abbattimento del 20% di CO2 da fonti fossili già nel 2009. Allora, lì l'obiettivo era entro il 2020 bisogna abbattere il 20% di CO2. Allora, lì c'è stato uno sforzo dove almeno questo messaggio, questo target, lo capivano tutti. E allora siamo riusciti a far sì che
che dai lavori pubblici alla edilizia privata è riuscita a farmi il nuovo regolamento edilizio, no, su coi standard di coibentazione. I lavori pubblici mi hanno aiutato a realizzare per me il demanio, a concedere tutti i passaggi per il teleriscaldamento, l'ambiente, a concedere le cose per fare i sistemi di cogenerazione, e la sovrintendenza a non diventare troppo fastidiosa sul fotovoltaico che mettevi sul tetto, perché insomma alla fine su questo c'è stato questo obiettivo che ci siamo dati nel 2009, questo target di abbattere il 20%, oggi siamo diciamo intorno al 17%, siamo nel 2017, quindi forse ce la facciamo, però è stato per me appunto quasi unico come esempio. La grande battaglia è che spesso è il sindaco che vede appunto il risultato, ovviamente si fanno masse di documenti di pianificazione triennale, adesso, guarda, per economia di pensiero non mi ricordo neanche i nomi, ma ci sono mille rendicontazioni e cose, documenti, piani di intesa, l'uno e l'altro, però è evidente che tutto si lascia scrivere e poi però bisogna che le persone si sentano direttamente coinvolte. Una cosa che ha funzionato abbastanza bene sull'intersettorialità è stata, noi abbiamo fatto una cosa che si chiama EPART, cioè il georeferenziato, tutti su internet possono andare a segnalare in che via, no? C'è una piantina della città, è successo un particolare problema, e lì si vede rosso, poi dopo verde, poi si può anche tracciare chi ha preso in carico l'opera, no? Magari non so, qualcuno ha abbattuto il palo di qualche cosa, bisogna raddrizzarlo, no? Allora, alla fine ho visto che questo un pochino, poiché nessuno vuole essere veramente tacciato di inerzia, ho visto che i vari dipartimenti, piuttosto che essere quelli che risultava pubblicamente, erano quelli che facevano il collo di bottiglia, riuscivano diciamo a portarlo a termine. Però è molto sottile, perché purtroppo c'è questa cultura dell'adempimento che è legata a un, ho detto che sarei stato amaro, che purtroppo diciamo è molto legata alla difficoltà di assumersi responsabilità, anche perché c'è stata, diciamolo pure, tutta una sorta di criminalizzazione di un certo tipo di politica, dalla Corte dei Conti all'anticorruzione, al cantone, al TAR, alla fine per fare qualunque cosa uno ha talmente tanti esposti, talmente tante ricorsi, che effettivamente è molto più facile diciamo frenare. Certo, sì, una punta di amarezza c'è, però anche è parlato di cose importanti come per esempio la partecipazione dei cittadini, la trasparenza, il fatto di avere obiettivi comuni e anche un linguaggio comune come quello del 20-20-20, è una cosa semplice da ricordare, facilmente tutti possono avere, hanno un qualcosa da mettere in atto per il raggiungimento di questo obiettivo.